Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata Evolve dedicata al tema del marketing. Io sono Andrea Marzari e oggi parleremo di come creare varie tipologie di pubblico utili alle nostre campagne di remarketing su Facebook e Instagram. La volta scorsa abbiamo parlato delle potenzialità del pixel e del perché è importante che il vostro sito ne sia fornito. In questa puntata invece voglio entrare ancora più nel dettaglio e farvi vedere come Facebook, tramite questo strumento di creazione del pubblico, ci permette di comunicare in modo chirurgico con annunci pubblicitari mirati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il pubblico personalizzato o custom audience racchiude una fetta di utenti iscritti a Facebook che sono già entrati in contatto con noi, magari tramite una visita al sito web o l'interazione con un contenuto nella nostra pagina aziendale Facebook e Instagram. Si tratta dunque di persone che già conoscono la nostra azienda o attività, probabilmente conoscono già il prodotto o servizio che offriamo e magari sono già pronte per un'azione di conversione. Creare una custom audience è semplicissimo, basta accedere al pannello di controllo di gestione inserzioni o business manager di Facebook e poi cliccare sulla voce pubblico. Successivamente vai su crea pubblico e pubblico personalizzato. Naturalmente se non disponiamo ancora di un database email, un traffico sul sito web o una pagina che genera interazioni, prima dovremo popolare tali segmenti utilizzando la targetizzazione classica e successivamente creare una campagna di remarketing con il pubblico personalizzato che andremo a creare. Come potete vedere, oltre a poter utilizzare un'origine di dati come ad esempio un file con le mail dei clienti, un'app o il sito web, possiamo utilizzare anche l'origine Facebook per andare a riprendere quegli utenti che hanno eseguito determinate azioni, come la percentuale di visualizzazione di un video o l'interazione con i nostri account shop di Facebook e Instagram. Data la moltitudine di tipologie di pubblico che possiamo creare, oggi ci concentreremo maggiormente su quelle che, a mio avviso, sono le custom audience più interessanti e con il quale possiamo partire fin da subito a creare le nostre campagne di remarketing. La volta scorsa abbiamo imparato che il pixel è la fonte principale dei dati che ci permettono poi di avviare campagne di remarketing mostrando al nostro pubblico annunci pubblicitari mirati. Il primo step per una campagna di remarketing, dunque, consiste nella creazione di un pubblico personalizzato che può essere composto da utenti che, primo, hanno visto determinate pagine del nostro sito web, come ad esempio l'home page o una determinata pagina categoria. Secondo, hanno effettuato determinate azioni, come l'iscrizione alla newsletter o l'acquisto tramite il nostro e-commerce. E terzo, hanno visitato il nostro sito, ad esempio negli ultimi 30 giorni. Per poter creare queste tipologie di pubblico, vi consiglio di avere un buon numero di eventi, come ad esempio 1000 visite al sito negli ultimi 90 giorni. Nel caso non aveste i numeri necessari alla creazione del pubblico, il vostro target potrebbe essere troppo piccolo per una campagna di remarketing. Per questo sarà necessario fare un passo indietro ed avviare una campagna standard che porti più visite possibili alla pagina di destinazione interessata. Importante sottolineare che la finestra temporale entro la quale è possibile tracciare gli utenti con il pixel è di 180 giorni per quanto riguarda questa tipologia di pubblico personalizzato. Bene, passiamo subito al prossimo tipo di pubblico. In questo caso, se abbiamo un database di email profilato di clienti o prospect, possiamo utilizzarlo per creare un pubblico preciso all'interno di Facebook o per cercare nuovi utenti con caratteristiche simili ai clienti del nostro database. È quindi chiaro che più informazioni diamo in pasto al sistema, più il pubblico generato sarà preciso. Ricordatevi inoltre che i contatti del database devono essere GDPR compliant e quindi, al momento della registrazione alla nostra newsletter, ad esempio, devono aver accettato l'attività di profilazione marketing. Cosa dobbiamo fare in pratica? Sostanzialmente dobbiamo caricare un file in formato CSV o Excel contenente tutti i dati in nostro possesso. Lo possiamo fare manualmente, utilizzando magari un template fornito da Facebook, oppure sincronizzare in automatico le liste dei nostri sistemi di email marketing. Il sistema farà un match tra i dati inseriti e le email con cui gli utenti si sono iscritti al social, questo per trovare il più alto numero di corrispondenze e per generare un pubblico sempre più preciso. Nel file possiamo caricare o inserire fino a 15 identificatori o campi, dal nome al numero di telefono fino al capo e alla data di nascita. Come dicevamo poco fa, più dati forniamo a Facebook, maggiore saranno le probabilità di trovare gli utenti all'interno della piattaforma. Voglio fare un piccolo focus su quello che viene chiamato pubblico simile o lookalike. Il pubblico simile ci dà la possibilità di raggiungere nuove persone simili al pubblico che riteniamo più importante. Possiamo creare un pubblico simile basato sulle persone a cui piace la nostra pagina, sul pixel di conversione o sui segmenti di pubblico personalizzato che abbiamo già creato. Nella pratica, Facebook crea un pubblico con caratteristiche, interessi e comportamenti simili all'audience di partenza. Un piccolo consiglio però. Quando selezionate la dimensione del vostro pubblico, tenete il range suggerito sull'1%, questo per evitare di creare un pubblico troppo vasto e meno aderente al target di partenza. Passiamo ora alle possibilità di creazione di un pubblico di remarketing legato all'origine Facebook.
Nel caso che stai vedendo nella slide, Facebook ci dà l'opportunità di segmentare il pubblico in base alle visualizzazioni reali del nostro contenuto pubblicato su Facebook o Instagram. Possiamo dunque decidere di puntare, ad esempio, su chi ha visualizzato il 25%, il 50%, il 75% o il 95% del nostro video. Personalmente, sconsiglio di utilizzare i primi due segmenti di 3 e 10 secondi per il semplice fatto che potremmo correre il rischio di inseguire un pubblico che magari non era effettivamente interessato al nostro contenuto video quando è stata avviata la riproduzione. Ricordiamoci della funzione autoplay presente su Facebook e Instagram. In questo caso, la finestra temporale che possiamo utilizzare per inseguire i nostri utenti è fino a 365 giorni. A poco tempo Facebook ci ha dato la possibilità di creare uno shop all'interno della nostra pagina Facebook o del nostro profilo aziendale di Instagram. Ovviamente non poteva mancare anche qui la possibilità di creare dei segmenti di pubblico specifici in base alle azioni degli utenti. Le azioni che possiamo prendere in considerazione sono molto simili a quelle che utilizzeremo ad esempio per un e-commerce e la finestra temporale che possiamo utilizzare si estende anche in questo caso fino a 365 giorni. Ovviamente prima di poter utilizzare questa tipologia di custom audience sarà necessario attivare il proprio shop sui rispettivi profili. Oltre a queste due tipologie di pubblico che abbiamo appena visto, Facebook ci dà la possibilità di andare ad intercettare anche utenti che hanno interagito con le pagine Facebook e account Instagram e con i loro rispettivi contenuti. Anche per oggi abbiamo concluso il nostro appuntamento Evolve nel mondo del remarketing. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!